Buonasera da InfoStudio, lunedì 21 ottobre. Dopo la sparatoria che il 26 settembre scorso a Pisco Pio di Vibo Valentia è costata la vita a Salvatore Battaglia di 21 anni, i carabinieri sono stati impegnati in un'intera giornata di controlli, rastrellamenti e hanno ritrovato un vero arsenale da guerra. Poi, a parte le armi, sono anche state trovate dosi di marijuana già suddivise e che erano pronte quindi per essere spacciate, soldi in contanti e su un muro, impresso su un muro, persino un rito di identificazione, iniziazione della 'ndrangheta. È stato arrestato un disoccupato già noto alle forze dell'ordine, mentre due familiari della stessa persona arrestata sono state denunciate a piede libero per possesso di denaro contante di cui non ha saputo giustificare la provenienza uno e per possesso di quasi 300 cartucce di vario calibro l'altro. Una parte dell'arsenale era nascosta nel muro perimetrale dell'abitazione della persona arrestata. Il ritrovamento delle armi, fra l'altro, è avvenuto anche grazie all'ausilio di una telecamera a sonda utilizzata dai carabinieri. Ad insospettire i militari, anche quel rito di identificazione della 'ndrangheta che si trovava proprio, era ben visibile, cioè sui muri della stessa abitazione covo. Lunghissimo l'elenco delle armi ritrovate, un Kalashnikov, ben sei fucili di vari modelli, tra i quali due fucili a pompa ed uno a canne mozze, una mitragliatrice calibro 9, una pistola semiautomatica, un giubbotto antiproiettile, un passamontagna, tre caricatori per pistola, 700 cartucce di vario calibro, poi decine e decine di apparecchi di innesco, polvere da sparo, un centinaio di grammi di marijuana. Poi nelle vicinanze trovati un silenziatore, tre caricatori, diverse cartucce e 200 grammi di marijuana, altri 250 grammi di marijuana. È molto probabile, naturalmente, che questo arsenale fosse nella disponibilità di persone che da anni si fronteggiano proprio nella frazione vibonese per il controllo degli affari illeciti sul territorio e adesso si attende, naturalmente, l'esame cui esami balistici, quelle armi verranno sottoposte perché qualche arma potrebbe essere stata usata anche nell'agguato costato la vita a Salvatore Battaglia. Secondo i carabinieri cominciano a delinearsi i contorni dell'omicidio di Francesco Cuzzocrea, l'imprenditore 61enne ucciso ieri pomeriggio a Reggio Calabria, titolare di un'impresa edile, nell'ultimo periodo della sua vita dipendente del consorzio di bonifica Basso Ionio Regino. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, Cuzzocrea era stato imputato prima nel processo Olimpi e poi nel processo Valanidi 1. Dai risultati investigativi si ritiene che fosse vicino alla Cosca Ficara, l'atella che opera nella zona sud di Reggio Calabria. Sono, e tra poco le vedrete eloquenti, le immagini che i carabinieri hanno fornito, immagini di videosorveglianza di diverse zone di Lamezia Terme per la chiave di lettura che è poi servita a ricondurre al responsabile dell'omicidio di Angelo Pino, l'ex agente di polizia penitenziaria di 52 anni, che è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica. Giuseppe Guadagnolo, che è il sospettato dell'omicidio, è stato il sospettato sino al primo momento, è poi crollato in un interrogatorio notturno. E adesso parliamo di elezioni. In principio è stato il presidente uscente Oliverio a suonare la tromba per chiedere la adunata degli elettori, prima ai gazebo e poi alle urne, e sembrava che avesse una gran fretta. Altri si sono accodati, con altre parole, e spinti da diverse esigenze. Ma la verità è che le elezioni regionali in Calabria dopo vengono e meglio è. Anche un bel po' dopo. Perché non c'è chi non abbia problemi e dunque non c'è chi non abbia convenienza a rimandare al nuovo anno l'appuntamento con gli elettori. E da trarre giovamento per primo dal voto nel 2020 sarebbe proprio Oliverio, che dopo essere stato scaricato dal PD, sta lavorando insieme alla pletora di liste, partiti e partitini che ancora gli sono fedeli per allestire uno schieramento che lo appoggi nel tentativo di scombussolare il già destabilizzato quadro della sinistra, nel quale dalla Leopolda è giunta la chiara indicazione dei renziani calabresi di tenere fuori dalla competizione la neonata Italia Viva. I timori dei big Ernesto Magorno e Stefania Covello sono soprattutto due. Quello che più angoscia è il rischio di fermarsi a percentuali da prefisso telefonico, il che renderebbe assai complicato il percorso di per sé affatto agevole della creatura. E poi, dato che il nuovo partito ha bisogno di strutturarsi e che lo stesso Renzi è impegnatissimo nella campagna acquisti, con espliciti riferimenti anche ai moderati di destra, finisce che non si sa con chi ci si accompagna o si imbarcano parvenue impresentabili.
L'idea è dunque quella di crescere con gradualità, tenendo fuori dalla porta ogni discorso in cui si faccia il nome di Oliverio. A Firenze Magorno si è appellato ai socialisti perché appoggino la linea del rinnovamento ed è così entrato in rotta di collisione col segretario calabrese Luigi Incarnato, oliveriano di stretta osservanza. Ma la partita resta aperta perché Renzi dice di non credere a un'alleanza col Movimento 5 Stelle sui territori. L'esatto contrario di quel che ripete Zingaretti, per il quale quel che è stato fatto in Umbria andrà ripetuto anche in Calabria. Ma quello che accadrà domenica prossima è decisivo in un caso o nell'altro. Se la coalizione giallorosa dovesse affermarsi e Bianconi diventare presidente, si può star sicuri che alla fine l'esperimento verrà ripetuto anche nella nostra regione. Ma se vincesse la senatrice leghista Tesei, tutto verrebbe messo in discussione. E non è un caso che le decisioni sulle alleanze e le candidature in Calabria siano sospese, causando il malumore soprattutto dei big del PD. Il rinvio alla fine di gennaio delle elezioni è visto con favore anche nel centrodestra. Occhiuto ha detto che andrà avanti, ma in Forza Italia i dubbi sono moltissimi, il che significa che non c'è alcuna voglia di spezzare l'alleanza con la Lega, che alle europee del maggio scorso è stato il partito più votato dello schieramento nella nostra regione. Senza dimenticare che nelle prossime settimane le inchieste che coinvolgono Oliverio e Occhiuto potrebbero far registrare passi in avanti. Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale, ma al momento è difficile che da Reggio Calabria possano arrivare novità di rilievo. Intanto c'è anche chi denuncia che il rinvio delle elezioni finisce per pesare sui conti pubblici e dunque sulle tasche dei calabresi. Il Codacons ha preannunciato un esposto alla Corte dei Conti sui costi comportati dal differimento delle elezioni regionali, stimati intorno ai 2 milioni di euro. Per l'Associazione dei Consumatori si sarebbe dovuto votare il 10 novembre, accorpando le regionali alle elezioni in programma in alcuni importanti comuni come Lamezia Terme, Cassano allo Ionio ed Isola Caporizzuto. Per il vicepresidente nazionale del Codacons, Francesco Di Lieto, per i partiti i sondaggi ormai sono più importanti del bene comune, anche a costo di aggravare una situazione già particolarmente difficile. Cosenza, un 37enne è stato arrestato e posto ai domiciliari per rapina aggravata insieme a un complice che ancora è ricercato. Il 10 ottobre scorso è entrato in un bar, ha minacciato il barista, ha prelevato 400 euro in assegno dalla cassa e poi è fuggito a bordo di un'auto. A casa dell'arrestato, fra l'altro, è stata recuperata anche parte della refurtiva. 64 persone, iraniani, iracheni e siriane, anche alcuni bambini e una mezza dozzina di nonne fra loro, erano a bordo della barca a vela di 15 metri che si è incagliata oggi tra Bova Marina e Palizzi. Poi i migranti sono stati presi in consegna da guardia costiera e guardia di finanza, adesso si trovano a Roccella Ionica in un centro di prima accoglienza messo a disposizione dal comune. Un tavolo permanente sull'avvertenza a Carrefour è stato aperto a Crotone dopo l'incontro oggi tra il sindaco e i rappresentanti dei lavoratori sindacati. Fra l'altro ancora si attendono novità da Carrefour Italia, cui verrà sottoposto un piano per evitare i licenziamenti. E adesso seconda scheda di Francesca Traverso sulla situazione di Lamezia a ormai pochissimi giorni, per la precisione esattamente 20 dal voto. Sono tornati da poche settimane ad ospitare allenamenti e gare ufficiali, sia pure con capienza di pubblico limitata a 99 spettatori. Per il palazzetto dello sport intitolato ad Alfio Sparti e per lo stadio comunale Guido d'Ippolito di Lamezia Terme si tratta sicuramente di un primo parziale passo in avanti, arrivato però solo dopo 2 anni di chiusura degli impianti sportivi. Una chiusura che, accompagnata da quella di altre palestre cittadine, ha avuto effetti nefasti sulle attività di società che avevano portato le rispettive discipline ai vertici nazionali. Il basket che rinuncia alla Serie B, il calcio a 5 femminile che perde la massima serie, tante altre società costrette a spostarsi anche solo per gli allenamenti. Un danno tremendo per le attività agonistiche, ma anche un diritto negato per tanti giovani che si vogliono avvicinare allo sport. La piena agibilità degli impianti sportivi sarà dunque una delle questioni più delicate ed importanti che il nuovo sindaco si troverà ad affrontare. Ai nostri microfoni i presidenti della Royal Team di calcio a 5 di A2, Nicola Mazzocca, e del basketball Lamezia, Massimiliano Serrao. Il sindaco prossimo avrà delle belle gatte da pelare, sia per quanto riguarda le strutture sportive che comunque in parte diciamo, sono state risolte, però con le restrizioni degli spettatori. Quindi ci saranno da fare delle successive verifiche per poter ampliare questa capienza. Noi purtroppo lo scorso anno abbiamo calcato i campi più importanti della Serie A nazionale,
e abbiamo potuto ospitare queste squadre solo nel palazzetto di Vibo, il palazzetto provinciale, altrimenti avremmo dovuto ritirare la squadra dal campionato più importante, diciamo, per quanto riguarda questa disciplina. Speravamo di poter offrire questo spettacolo alla popolazione di Lamezia Terme e invece purtroppo siamo dovuti traslocare a Vibo e alla fine il campionato non è andato come speravamo perché comunque c'è stata una retrocessione. Io penso che con il nostro pubblico probabilmente avremmo lottato un attimino di più rispetto a quello che abbiamo fatto. Noi l'anno scorso, come ha detto lei prima, abbiamo rinunciato al campionato di Serie B, un po' per dare un segno, per evidenziare quella che era la problematica, ma anche perché ci siamo trovati a quel punto senza nessun tipo di struttura, perché senza palazzetto dove giocare, ma anche senza nessuna palestra dove poterci allenare, non abbiamo potuto fare altro che chiudere e rimandare a casa i nostri giocatori, con una perdita che non sto neanche qui a raccontarle dal punto di vista economico, di immagine, ma soprattutto morale, perché sostanzialmente dopo essere riusciti a conquistare un campionato nazionale che non avevamo mai conquistato, a perderlo in questo modo, le lascio immaginare quello che ci è costato. Avremmo preferito perderlo sul campo, giocarcelo sul campo. E adesso ripartiamo, è diventata di nuovo la casa dello sport, per noi è un segnale importante, spero lo sia anche per la città, perché vivere 2 anni senza sport, ma come anche 2 anni senza teatri, perché la stessa sorte è toccata anche ai teatri, non è bello. Vogliamo riaprirlo alla capienza massima, vogliamo che si riparli di Lamezia con segnali positivi. Lo sport è sempre stato a Lamezia un elemento, un veicolo di segnali positivi. Non vorrei tralasciare di dire che si è detto in questi 2 anni, i commissari, chiunque è venuto qui ha detto che lo sport è un bellissimo veicolo dal punto di vista sociale per portare avanti il messaggio del riscatto della città, però nessuno ha detto che lo sport in questa città per 2 anni è stato vietato. Costa cara la sconfitta contro il Potenza capolista all'ormai ex allenatore del Catanzaro Gaetano Auteri, che è stato esonerato questo pomeriggio insieme al suo vice Loreno Cassi. A perdere con la capolista non dovrebbe essere un disonore, ma il secondo scontro diretto che il Catanzaro perde dopo quello di Reggio Calabria. Catanzaro che dopo queste ultime 2 giornate è precipitato al 7° posto in classifica, a 7 punti proprio dal Potenza e a 6 dalla coppia Regina Ternana, che è seconda. Aperto a Crotone il Buffà Store, è una specialità anche calabrese, certo è un'eccellenza campana, ma anche in Calabria le bufale vengono allevate e poi offrono dell'ottimo latte dal quale scaturiscono eccellenti prodotti. Credere nel territorio e nelle sue eccellenze è sempre stato uno dei punti principali della filosofia imprenditoriale del gruppo Marrelli di Crotone e la riprova è l'ultima creatura nata pochi giorni fa, il Buffà Store & Wine Bistrò in pieno centro cittadino. Un'attività che nasce non solo per la vendita delle produzioni casearie prodotte in località Sant'Andrea dallo stesso gruppo, ma anche un modo per incontrarsi e fare degustazioni. Con quale filosofia nasce questo locale? Con la filosofia di offrire il servizio sia per la degustazione, quindi sedersi a tavola e degustare insieme, ma anche per l'acquisto. E che cosa? Prodotti bufà, quindi tutti a base di latte di bufala e anche il vino Marrelli Wines. Questo è un altro progetto del vostro gruppo? Questo è un altro progetto, però diciamo che è la copia di un progetto che è già nato sulla 106 dalla bottega. Ho voluto io personalmente portarlo a Crotone in centro perché per noi giovani è un tipo di bistrò che manca e che quindi vediamo come andrà bene. Tutti i prodotti a chilometro zero? Completamente a chilometro zero, la produzione del latte di bufala con 700 bufale che fanno parte delle Verdi Praterie viene prodotta dietro l'aeroporto di Sant'Anna e là c'è il nostro casaro che effettua la produzione e dopodiché li vendiamo qua in loco ma anche altrove. E lì c'è pure il vigneto? Abbiamo il vigneto dove produciamo poi il vino Marrelli Wines. Si continua a credere in questo territorio, si continua a credere a Crotone? Io credo in questo territorio, credo in Crotone e sono sicura che
qualsiasi sia il progetto, soprattutto innovativo, noi crotonesi siamo propensi a seguirlo e a trovare la novità. Spazio ad Io Scelgo Calabria adesso. Spalle alcuni ettari di un fertilissimo terreno del Monteporo. Nella prossima stagione primaverile, quindi il prossimo anno, verranno utilizzati per produrre peperoncino trippizzi da parte di questo giovane agricoltore Michele Dotro, che realizza uno degli esempi più importanti di produzione d'indugia da filiera corta a Spilinga e sul Monteporo. Questo è un campo che ora è stato seminato con la cosiddetta rapa da sovescio, in buona sostanza in maniera assolutamente biologica, naturale, nel pieno rispetto dei cicli della natura, quindi senza utilizzare fertilizzanti chimici ad ogni costo, viene preparato questo terreno, nutrito perché possa appunto poi regalare dei peperoncini straordinari. Michele, questa tecnica del sovescio tu la utilizzi molto nei tuoi terreni? Certamente, è importantissima proprio per una buona produzione di peperoncino trippizzi. Andiamo a riposare il terreno tutto l'inverno per essendo pronto nella tarda primavera già con il sovescio. Ad esempio evitiamo già una rotazione, un pascolo di coltura nel periodo invernale, quindi nel periodo invernale riposandolo e immettendo sempre letame biologico. Questo sovescio di rapa è una rapa bianca, che tipo di nutrimento darà al terreno? Ma come fosforo, potassio e pure azoto. Con questo tipo di interventi che fa Io Scelgo Calabria nel vivo delle produzioni agricole, vi vogliamo spiegare quanto tempo si dedica, quanta tecnica, quanta perizia, quanta passione e anche quanto sforzo di investimento economico si dedica per avere un'agricoltura vera, un'agricoltura del territorio, un'agricoltura che ha presidio di una filiera veramente made in Calabria. Sarebbe molto più semplice per Michele Dotro acquistare peperoncino di provenienza estera o acquistare carni estere e produrre una ndugia che certamente non potremmo battezzare come ndugia realmente made in Calabria, realmente made in Spilinga. Ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata e ricordate tgcal24.it.